Buonasera, eccoci, benvenuti. Aspettiamo qualche istante per vedere se si collega qualcuno, in modo da dare inizio a questo evento durante il quale faremo, speriamo, delle riflessioni sulla dieta e l'alimentazione, sull'importanza della dieta e dell'alimentazione durante questo periodo di spiacevole, diciamo, convivenza con il coronavirus. Aspettiamo un attimo. Qua. Allora, con me qui appena collegata c'è Alessia. Oh, c'è anche Francesco, c'è Teresa. Bene, fa piacere. Ciao. Ciao a tutti. Purtroppo noi non vi vediamo e questa è una cosa che ci dispiace, ovviamente. Voi purtroppo dovete vedere noi, Voi però. purtroppo dovete vedere noi. Saluto anche Anna. Piano piano vedo che insomma, vi collegate. È un momento di riflessione, Maria, Maria, dove è Maria? Eccola, eccola, arrivo, Massimo, arriva Massimo, arrivano un po' in ritardo. Anna, ah, che bello vedervi. È un momento di riflessione cui tenevo, perché chiaramente questa quarantena è stata dura da affrontare, sicuramente per voi. Ciao Andrea, intanto pure saluto Andrea. È stata dura da affrontare per noi e da affrontare anche per voi, da tanti punti di vista, dal punto di vista di salute innanzitutto, perché abbiamo visto quanto cattivo e quanto male abbia fatto questo virus, da un punto di vista sociale, perché abbiamo visto il distanziamento sociale, da un punto di vista anche alimentare, perché chiaramente si è per qualcuno interrotto il percorso. Non per tutti, perché devo dire che una buona parte anche di qualcuno collegato, io per privacy ovviamente non posso fare i nomi, però il percorso è continuato con il controllo a distanza, grazie a una deroga dell'Ordine Nazionale dei Biologi che ha dato la possibilità a noi di continuare attraverso appunto il controllo a distanza, quindi la videochiamata. Ha fatto piacere per me vivere questa esperienza perché poi è stata vissuta anche in modo eterogeneo dai più piccoli che smanettano con smartphone e PC in maniera molto semplice, anche le persone un po' più in età ed è stato sicuramente importante. Tra l'altro questo nocciolo di persone che ha continuato anche con un certo successo perché la maggior parte di loro è riuscita a mantenere il peso, con una piccola percentuale anche che l'ha perso, ma onestamente poco importa. Importa aver mantenuto il contatto, importa fare questo evento che per noi è come avervi tutti qui. Ripeto, noi non vi possiamo vedere, ma insomma ci siete e questo ci dà quella forza, quell'energia che noi speriamo di potervi trasmettere. Io in primis, come faccio ogni volta quando venite qui allo studio, quando vi do quella pacca sulla spalla che purtroppo non vi posso dare, ma che a livello morale la avrete sempre, perché il percorso della dieta è un percorso difficile, un percorso complesso, perché va vissuto con dedizione, va vissuto con realismo, affrontando le difficoltà, come in questo periodo di quarantena. La quarantena è una cosa dura, una cosa che ognuno di noi ha potuto sperimentare chiaramente più o meno con facilità o con difficoltà, ma comunque sono quei momenti che mettendoti alla prova ti fanno anche vedere di che pasta sei fatto. Vediamo se c'è qualche domanda. Io mi aspetto Allora, qualche domanda da qualcuno. C'è qui Alessia che magari ci mi può mandano i saluti aiutare. un po' tutti, Gigi, Lina, Caterina, Aurelia, Roberta, Anna, Patrizia, Maria, Massimo, Teresa, insomma, siete già un bel gruppo Beh, mi fa numeroso. piacere, sono contento, e vi saluto tutti Dunque, affettuosamente. qualcuno mi aveva già inviato qualche Sì. domanda via WhatsApp, via Messenger. Gabriella, nello specifico, mi chiede quali sono gli svantaggi e i vantaggi in questo momento di seguire una dieta in questo momento di quarantena? Sì, diciamo che seguire la dieta in questo momento di quarantena per qualcuno può sembrare una cosa un po' anomala, perché già siamo in qualche modo repressi dalla condizione, pensare di doverci reprimere ancora di più con una dieta può essere qualcosa che noi interpretiamo negativamente. In realtà non è così, perché una dieta, peraltro come la intendo io,
deve essere una corretta alimentazione. E quindi bisogna mangiare tutto. Chi ha seguito la dieta con me lo sa che non ci sono privazioni, ma c'è soltanto la possibilità di poter mangiare in modo sano e corretto. I vantaggi, per qualcuno c'è stato il vantaggio. Penso a, non posso fare i nomi purtroppo, per privacy, però c'è una persona che come tanti, è abituata ad andare al lavoro e che quindi non può seguire la dieta con una certa regolarità. Invece la quarantena per lui ha rappresentato, grazie alla regolarità, il punto forte, quindi è riuscito addirittura a perdere 4 kg, è un record, ma in realtà perché ha messo a posto le cose. Quindi il vantaggio di poter seguire una dieta in quarantena è anche quello di potersi preparare gli alimenti, di poter mangiare piatti cucinati, di poter gestire il tutto in modo molto, ma molto più regolare. Un altro vantaggio è quello di stare a casa. E in questo mi riferisco soprattutto alle mamme, dove possono cucinare, preparare gli alimenti. Ci sono tante mamme che, per esempio, hanno delle difficoltà enormi durante il periodo lavorativo normale, perché non hanno possibilità di preparare le verdure, di preparare i legumi. Ecco, magari per loro la quarantena può aver rappresentato un momento non solo per fare dolci, che se ne sono visti in quantità, ma anche per preparare qualche alimento sano per i propri figli. E gli svantaggi non ve li dico, li conoscete troppo bene, quindi su questo bypasso. Andiamo a un'altra domanda, se c'è. Ascolta, esiste, se ne sono viste tante in questi giorni su internet, su Facebook e quant'altro, la dieta antivirus e nello specifico mi chiede poi Teresa, ti leggo dopo la domanda di Teresa, magari rispondi prima a questa se esiste o non esiste una dieta antivirus. Non esiste nessuna dieta antivirus e anti nessun agente patogeno. Gli agenti patogeni sono esseri microscopici, nanoscopici, tra l'altro, che entrano nel nostro organismo e ci attaccano. Non esistono alimenti che possono distruggerlo. Esiste un'alimentazione, una base, una scelta di alimenti che può favorire un miglioramento del sistema immunitario. Mi sembra che l'amica Teresa, Sì, ti guardando, abbia fatto una chiede domanda a proposito, se no? la mancanza di attività motoria può danneggiare il nostro sistema immunitario e possiamo compensarlo con un regime alimentare corretto? Beh, la domanda è molto pertinente e ben fatta. D'altronde Teresa è un'amica ormai da più di un decennio, ci conosce benissimo. Il sistema immunitario, noi nasciamo con un sistema immunitario che è come se fosse una sorta di ingresso nella vita, quindi il minimo di base. Poi ciascuno di noi nel corso della vita lo sviluppa, lo modula, lo va a rendere dinamico attraverso gli incontri con tutti gli agenti esterni, per cui è in grado poi di poterlo combattere quando è forte. Ebbene, l'attività fisica di cui parla Teresa è uno dei punti salienti, uno dei punti forti. Un'attività fisica che in questo periodo ovviamente è venuta meno, è un'attività fisica che non possiamo fare più con la libertà di prima. Però l'attività motoria sì, con un contapassi, con un cellulare, cercate di fare 8-10.000 passi al giorno. Io lo faccio, sembro a volte come un carcerato, mi faccio un piccolo tragitto, lo ripeto più volte, ma questo permette di mantenere un'attività metabolica attiva, quindi permette al nostro metabolismo di poter lavorare. Non facciamoci impedire. L'attività fisica è un po' più complessa, ma in questo momento non è indispensabile. In questo momento è indispensabile avere un po' di attività motoria e mangiare bene. Teresa, il sistema immunitario ne abbiamo discusso tante volte. Si può rinforzare, si deve rinforzare con gli alimenti. Gli alimenti li conosciamo bene. Ne ho preso qualcuno, le arance, ricche di vitamina C, un antiossidante potentissimo. Tutto il resto, tutta la frutta. Dalla frutta noi prendiamo una marea di sostanze, prendiamo acqua, liquidi. Questo tra l'altro è uno spuntino, una merenda, un completamento di un pasto leggero. Senza frutta non esiste una dieta. Aiutiamoci pure con le spezie. Guardate qua, il nostro orto, il nostro giardino, che noi curiamo con tanto amore. Questa è un'altra cosa importante. Vabbè. Dedicatevi a un hobby. Il sistema immunitario dipende molto dal nostro umore, dalla nostra capacità di sentirci vivi.
con questa quarantena noi rischiamo di entrare un po' in depressione e questa cosa non ci aiuta. Depressione, subito mi viene da pensare all'immunodepressione. Quante volte abbiamo sentito questa parola? Perché? Perché il sistema immunitario dipende da tanti fattori. Dipende per esempio dall'esposizione solare, la famosa vitamina D, che è una vitamina importantissima che non rientra soltanto nei fenomeni dell'osteoporosi, del metabolismo del calcio, ma recenti studi la fanno rientrare anche in meccanismi di funzionamento del sistema cardiovascolare, anche di prevenzione, e rientra proprio nel sistema immunitario. Ebbene, la vitamina D per poter funzionare richiede di un'esposizione solare, state al sole, anche semplicemente seduti su una sedia a leggere un libro, una rivista, leggete tanto. C'è Rosalba, la saluto, Rosalba, la nostra cara vicina, che è un'appassionata di libri. Lei legge tanto, la lettura aiuta. Anche questa è dieta. La dieta è un sistema, è un meccanismo, è un'idea, qualcosa che ti deve accompagnare sempre nei momenti buoni come nei momenti cattivi. Solo così noi terremo allenato il sistema immunitario ed eviteremo di farlo collassare. E questo non ci aiuterà non solo contro il coronavirus, ma anche contro altre malattie. Sappiamo benissimo come anche alcune forme di tumore, di cancro, vengano combattute meglio quando si ha un sistema immunitario forte. Allora, ti Ecco, fammi qualche domanda così interrompo. ogni tanto. Dunque, Maria chiede: buonasera, vorrei sapere quali sono le abitudini alimentari e comportamentali più indicate in questo periodo di quarantena per la terza età. E approfitto, te ne faccio un'altra, così magari rispondi ad entrambe. Adesso non la vedo più. Caterina chiedeva: quali alimenti togliere dal menù, visto che siamo fermi, fermi in casa? Vabbè, rispondiamo Allora, a Maria. Maria, intanto ti saluto affettuosamente. Quella della terza età è uno dei punti che mi sta più a cuore. È un'età come quella dei bambini fragile, nella quale chiaramente purtroppo per una questione biologica, fisiologica, l'organismo si indebolisce. Lo dobbiamo tenere vivo con i consigli che ti ho detto prima: umore alto, esposizione solare, attività motoria e alimentazione. Non trascurate le proteine. L'anziano tende a trascurare le proteine, tende a mangiare poca carne, vuoi per una questione di masticazione, vuoi perché i gusti cambiano. L'anziano è quello che si accontenta di pane e pomodoro, è quello che si accontenta di una zuppetta di latte con delle fette biscottate. Bene, vanno bene, sono delle situazioni anche episodiche che possono essere fatte, però non trascurate le proteine, la carne bianca, non trascurate quell'ovetto settimanale, non trascurate la bresaola, un affettato magro, non trascurate il pesce, perché il pesce è ricco di proteine nobili, anche perché gli anticorpi si producono con le proteine, perché l'anticorpo è una proteina. Quindi se noi non le mangiamo, il sistema immunitario si indebolirà in maniera irrimediabile. Quindi una dieta, Maria, sempre equilibrata. Una cena leggera, un pasto glucidico, cioè la pasta sempre con le verdure. Noi oggi abbiamo mangiato per esempio la pasta con i carciofi, è un piatto che nelle mie diete è presente dappertutto, perché i carciofi rappresentano ancora un prodotto stagionale, magari tra un po' non lo saranno più e verranno sostituiti da altri prodotti più stagionali, ma soprattutto cura anche l'aspetto mentale, psicologico. Ogni tanto concediti anche un comfort food. Comfort food può essere un cioccolatino. Questo è più Siete? di uno però, Questo è più di uno. Vabbè, ma questa è una questione per fare una cosa un po' scenica, insomma. Però un bel cubetto di cioccolato fondente o parzialmente fondente, quindi anche non necessariamente con percentuali così alte, è un comfort food importantissimo per tenere alto anche l'umore. Mangia la frutta secca, mangiatela tutti a prescindere da Maria. Qui ci abbiamo nocciole, mandorle, anche mirtilli. I mirtilli essiccati sono di straordinaria importanza, contengono tantissimi bioflavonoidi, delle sostanze che sono vasoprotettori, aiutano il microcircolo, sono antiossidanti potenti, gli antiossidanti prevengono l'invecchiamento cellulare.
Queste piccole cose quindi aiutano, ecco, senza volermi dilungare ancora di più. Caterina Mi aveva Valerio invece chiesto. chiede cosa togliere dal menu giornaliero, visto che si sta tanto tempo fermi, si ricollega un po' alla cosa che dicevi prima dell'attività motoria, insomma, Allora, cosa però togliere? Caterina, secondo me più che togliere bisogna adeguare la dieta al movimento che uno fa. Quando noi conduciamo una vita attiva, abbiamo un fabbisogno calorico X. In questo periodo, se siamo più fermi, dobbiamo togliere qualcosa. Però non togliamo in modo indiscriminato, non facciamo in modo di eliminare gli alimenti in maniera troppo selettiva. Basta diminuire un po' le quantità. Manteniamo la struttura, variamo. Questa è l'altra cosa importante. Ancora Roberta Moscente, noi in genere cerchiamo di mangiare il primo piatto a mezzogiorno e il secondo con un contorno alla sera, con spunti a metà mattina e pomeriggio. Purtroppo la difficoltà sta nel non mangiare schifezze durante gli spuntini. Esatto, E e torniamo. torniamo al comfort food. Il comfort food è un alimento utile per il cervello, per cui noi lo dobbiamo saper utilizzare. Toglierlo completamente dalle nostre abitudini è un errore, però rendere una dieta soltanto ricca di comfort food, non c'è bisogno che lo dico io, fa male. Ci vuole la capacità di saperlo gestire. Come lo gestisco? Lo gestisco strutturando la dieta. Se io faccio una buona colazione, se io faccio un bel pranzo, faccio una buona cena e faccio degli spuntini sani, come abbiamo visto con la frutta secca, magari faccio, mangio una bella macedonia di frutta, automaticamente lo spazio per il comfort food si riduce ad una stupidata, scusatemi il termine, cioè a una cosa minima. E quindi la gestione, Roberta, dipende dalla struttura della dieta. È chiaro che se tu fai un pasto, che può essere una colazione o un pranzo o una cena più risicato, ovviamente tenderai ad andare a spizzicare più facilmente altrove. Ermelinda Conti, per quanto riguarda l'alimentazione dei bambini, come regolarci in considerazione della poca attività fisica che svolgono? Bene, ciao Ermelinda. Come gli anziani, i bambini rappresentano l'altra categoria fragile. Bambini in questi momenti stanno subendo un trauma, è inutile che ce lo nascondiamo. Questa quarantena, tutta questa sofferenza che si vede anche in televisione, sicuramente ha un'incidenza sul loro aspetto psicologico. Per cui noi tendiamo a dargli il comfort food, tendiamo a dargli anche la schifezza. Ebbene, sì, facciamo anche bene, per carità, è giusto. Ve l'ho detto prima. Non rendete però questa un'abitudine, fate in modo tale che resti un premio. Tu puoi mangiare le patatine se hai mangiato gli spinaci, tu puoi mangiare una merendina se hai mangiato i fagioli, tu puoi mangiare un'altra schifezza se hai mangiato il pesce. Facciamo in modo tale che loro vedano questo come un premio e non lo vedano soltanto come un comfort food, perché altrimenti il rischio che corriamo è che alla fine li ritroveremo tutti ingrassati e questa cosa non va bene perché noi speriamo presto di uscire da questa maledetta malattia, ma facciamo in modo tale di non ritrovarci in altre malattie, perché questo è il rischio che si sta correndo di più. E gli studi che io ho fatto in questi 2 mesi, perché dovevo occupare il mio tempo, quindi mi sono fatto diversi corsi online, così si chiamano i FAD, per avere anche crediti, ci dimostrano che saranno in aumento le malattie metaboliche, saranno in aumento il diabete, le malattie cardiovascolari, l'obesità. Ma riflettete su queste cose. Ecco, l'ho detto, questo è un momento di riflessione. Riflettete sulla possibilità che avete di gestire bene questa quarantena, con tutto che ha delle difficoltà pazzesche, enormi. Teresa ancora chiede, da sempre consigli di consumare cibi freschi, ma in questo momento almeno per le verdure e il pesce sto utilizzando i surgelati. Hanno meno proprietà rispetto a quelli freschi? No, assolutamente no. Hanno più o meno le stesse proprietà. Tra l'altro, un surgelato buono, ormai i prodotti sono tutti surgelati, c'è differenza di tecnica tra il congelamento e il surgelamento. I prodotti che noi acquistiamo sono prodotti surgelati. Hanno più o meno le stesse proprietà. Ovviamente il prodotto fresco ha un gusto migliore, come si dice proprio, nel corso che io feci tanti anni fa di igiene. Hanno delle proprietà organolettiche migliori,
hanno una consistenza migliore, un sapore migliore, un gusto più fresco, però anche il surgelato va bene. Lo sappiamo che il prodotto fresco, quando è accessibile, è la prima scelta, quando non lo è, va bene anche il prodotto congelato. Noi mangiamo spesso pesce fresco, però è un periodo che stiamo mangiando più spesso pesce congelato. Ancora Teresa, che è la Teresa, nostra più attiva, Teresa, ho capito bene, la mancanza di vitamina D incide anche sul funzionamento del Sì, sistema questi sono immunitario. recenti studi, Teresa. Scusami, io non posso espormi al sole e prendo gocce di vitamina D, ma che posso compensare la carenza anche con alimentazione? Allora, Teresa, guarda, l'integrazione con la vitamina D è una competenza del medico. Sai benissimo come io ci tengo a questa cosa. Viene somministrata in alcune patologie quando si accerta la carenza o l'insufficienza di questa vitamina. E per cui tu dovrai assumere questa vitamina in base alle indicazioni del medico. L'esposizione solare, cui tu non puoi sottoporti in maniera diciamo costante, certamente un po' ti pregiudica, però con l'integrazione sicuramente tu vai a sopperire. L'alimentazione, sappiamo benissimo che il latte rappresenta un alimento di eccellenza. Si possono anche acquistare dei prodotti con addizione di vitamina D. Esiste il latte con addizione di vitamina D, i cereali con addizione di vitamina D e poi un po' in generale tutta l'alimentazione. Quella dell'importanza della vitamina D nel sistema immunitario e sono ultime, diciamo, recenti studi che stanno facendo. Ok? Andrea, che si è collegato un po' dopo, Sì. quindi in realtà questa domanda già hai risposto, però mi Sì. sembra giusto leggerla. Nei momenti critici di fame, come tamponiamo, al di là di Allora, frutta oppure crackers? saluto il caro amico Andrea. Dunque, Andrea, frutta secca. La dose terapeutica, 15, dico terapeutica perché su questo io mi sento di dire che una dose minima di frutta secca quotidiana può avere azioni benefiche col corpo. È uno dei pochi alimenti su cui io ho certezza, sulla base di alcuni, diciamo, alcuni articoli letti, alcuni studi fatti, aiuta. Però parliamo di dosi minima, 15, 20 grammi, 10 grammi, quindi non certo 100 grammi. È lo spuntino da preferire. I crackers sai benissimo che non li prediligo perché i crackers contengono grassi, a volte saturi, grassi idrogenati. Forse è meglio un pezzettino di pane, 20-30 grammi, come a volte faccio io, prendo due pomodori datterino, due pomodori pachino e mi mangio un pezzettino di pane quando proprio ho quel desiderio di qualcosa di più solido. Se no mi va bene la frutta secca, mi va bene la frutta. Riguardo al surgelato, Volevo Lina. aggiungere che Andrea, grande musicista, per chi non lo conoscesse, la musica è l'altra cosa che aiuta. Quindi quando parlavamo prima del sistema immunitario, l'umore si tiene bene anche non solo leggendo, come ho detto prima, ma anche ascoltando della buona musica. Lina Iosta, ricollegandosi ai surgelati, dice che è molto difficile per sua mamma, infatti, questo periodo per la spesa, quindi tutto surgelato. Lina, intanto io saluto affettuosamente te e salutami tanto anche mamma. Antonietta Conte, in questo periodo io impasto molto tra dolci e salati. Che farina consigli, bianca o integrale? Antonietta, intanto ti saluto affettuosamente. Le farine bianche sono le più insidiose, perché le farine bianche non hanno più nutrienti, hanno soltanto carboidrati. Tra l'altro vengono molto trattate, quindi diciamo un abuso, attenzione sempre, non le dobbiamo eliminare, però diciamo una giusta distribuzione tra farina integrale e farina bianca, secondo me, è la perfezione. Diciamo 60-70% farine integrali, 20-30% farine bianche. Anche negli impasti. Questo forse più Alessia può rispondere a questa cosa, che fa la pizza, che Mi dice. deconcentro perché leggo le domande e poi Va bene. faccio in fila. Non ho ascoltato quello che tu hai risposto, perdonami, ma di solito io per gli impasti, soprattutto per la pizza, ma ultimamente anche per i dolci, sto usando spesso la farina macinata a pietra, non so se già l'hai detto tu, No, non l'ho detto. e in realtà è farina bianca, però è un po' più rustica, quindi non vengono eliminate alcune sostanze, questo lo Però capirei volevo che meglio tu tu. dicessi con l'impasto come ti trovi poi nel Ah, frattempo. benissimo, è tutta un'altra cosa, anche proprio nella lavorazione della pasta è più semplice, va lavorata un po' di più, chiaramente un po' più a lungo, ma questo vale in generale un po' per tutte le farine, tranne la 00 forse.
Se poi usate quella integrale, magari è meglio spezzarla sempre con un po' di questa macinata a pietra o con un po' di farina bianca, perché tutta tutta integrale, a parte potrebbe non piacere, poi ha una consistenza un po' particolare, un po' più morbida e quindi un po' più difficile poi nella stesura della pizza, nella cottura, un po' più complesso. Però direi che quella integrale chiaramente è la migliore. Spezzata con una farina macinata a pietra va Anche benissimo. l'utilizzo dei semi, utilizzare dei semi di ghia, ce ne sono di tanti tipi, semi di sesamo, semi di Ah sì, si papavero, possono aggiungere all'impasto, si quindi aggiungono all'impasto. le pane, Tutto scusa. ciò che è integrale contiene più fibre, dove c'è più fibra ci sono più vitamine e sostanze nutritive. C'è qualche altra Allora, sì, domanda? Tanto Grazie, qualcuno l'ha grazie, aperto, almeno fate mi delle belle dispiace se ne ho domande, persa mi fa qualcuna, piacere. non sono riuscita a memorizzarle tutte. Allora, se la frutta non è, chiede Antonella Virgilio, se la frutta non è di stagione, si può mangiare ugualmente in una dieta? Non la consiglio. Su questa cosa chi mi conosce sa che ritengo la stagionalità uno dei punti salienti della dieta, per come la intendo io. Perché innanzitutto sono convinto che tutto ciò che è vegetale e che viene in questo periodo è ciò che la natura mi dà perché mi serve. Per cui se ci sono le arance in questo periodo è perché mi serve la vitamina C, se ci sono le pere è perché mi serve più fibra. Così come in estate, se ciò ciliegie, melone, cocomere, perché serve più acqua, servono più antiossidanti. Quindi personalmente io consiglio sempre di andare sulla frutta di stagione. E a proposito di frutta, Lorna Pinto, intanto ci Ciao saluta. Lorna. La frutta secca può essere consumata anche dai diabetici? Assolutamente sì. Non certo i mirtilli, non certo proprio la frutta secca. Se parliamo soprattutto dei grilli, quindi questi qua, quindi nocciole, Ok. Lorna, vedi, nocciole, mandorle, noci, queste assolutamente sì, perché hanno indice glicemico bassissimo, quindi favoriscono l'abbassamento dei livelli di glicemia ematico. Su invece proprio frutti come mirtilli, albicocche, prugne secche, lì bisogna andare più cauti perché sono frutti più zuccherini. Allora, Patrizia e Francesco chiedono alimenti per drenare? Alimenti per drenare, finocchi, ananas, carote, acqua. Acqua. Non aggiungo altro. Non vi illudete che tutti questi drenanti possano servire, sono di aiuto, sono sicuramente di aiuto alcuni, ce ne sono anche alcuni buoni nelle farmacie, rivolgetevi per un acquisto sempre ad un farmacista, ad una persona che abbia delle competenze. Io vi posso dare delle indicazioni su un prodotto, ma poi voi andate in farmacia, fate vedere il prodotto mio, ma se il farmacista vi dice guarda che c'ho questo che è migliore, prendete quello, perché io poi non è che sono commerciante di integratori, io vi posso consigliare il principio attivo, ok? Adele, ciao Adele, mio figlio mangia molti legumi sostituendo la carne, fa bene e in che quantità? Ciao Adele, saluti a te, saluti anche ai tuoi figli. Conosco bene i tuoi figli, so che sono degli sportivi, soprattutto Antonio. Beh, che dire, i legumi fanno bene, possono sostituire a livello proteico la carne, però attenzione, un abuso di legumi può provocare in alcuni anche delle forme di colite. Si può generare una disbiosi intestinale, cioè un'alterazione della flora microbica, perché troppe fibre, diciamo che in biologia, in alimentazione, tutto ciò che è troppo fa male. Quindi anche se i legumi sono un alimento di eccellenza che stanno al primo posto, se io mi mangio i legumi tutti i giorni mi può creare qualche problema. Quindi dici ad Antonio che faccia un uso congruo dei legumi. Poi è chiaro che questi fenomeni anche di coliti sono anche individuali. Se lui non ha nessun tipo di disturbo, anche sottoponendosi ad alcuni esami del sangue, se decide di eliminare per un lungo periodo la carne, attraverso gli esami ematici riesce a vedere anche i suoi valori e quindi può tranquillizzarsi da questo punto di vista. Ok, Bellina dice no, a me la pizza non viene troppo bene, c'è sempre tempo per Lina, devi imparare. provare, 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 provare. Ormai è pieno di tutorial tanto sul web. Allora, Massimo invece chiede, caro dottore, in questo momento una colazione ideale per chi riesce a svolgere un'attività fisica qual è? C'è un alimento particolare che consigli? Allora, intanto saluto mio cognato,
Saluto mia cognata che sicuramente sta a fianco a lui e il nostro nipotino Vincenzo. Quindi che cosa dire? Allora, lui è uno sportivo, quindi anche lui insomma in passato e anche nel presente si dedica a molta attività, soprattutto di corsa. E sai benissimo, Massimo, che un'alimentazione per uno sportivo deve essere un'alimentazione molto equilibrata. Ci deve essere un giusto apporto di carboidrati che è la benzina. I carboidrati sono necessari per poter dare energia al corpo e poi ci vogliono le proteine. Qualcuno utilizza anche delle integrazioni, utilizzano amminoacidi, proteine. Io personalmente, sarà perché non ho molte, vi posso dire, non è una linea di pensiero che sposo, però certo è chiaro, quando poi l'attività fisica diventa effettivamente intensa, magari una piccola integrazione con delle proteine può essere fatta, però sempre sotto stretto controllo medico. Da un punto di vista invece alimentare, non farti mancare i carboidrati della pasta, del riso, non farti mancare il petto di pollo, non farti mancare un bel salmone che è ricco di grassi omega 3, il pesce spada, il pesce azzurro e tutti i tipi di verdure che sono importanti. Qual è invece per la No, se la colazione colazione. ideale? Colazione ideale, qualcuno fa la colazione proteica, io non sono per questo tipo di colazione, io penso che la mattina la tazza di latte non ci debba mancare, a meno che non abbiamo gravi, diciamo, intolleranze o problemi nei confronti del latte. In alternativa possiamo prendere una bella spremuta, un bel estratto, un centrifugato di frutta, di vegetali, una bella fetta di pane con la marmellata, qualche biscotto secco da aggiungere, i cereali, la colazione normale. Ci sono anche alcuni profili in cui vengono utilizzati albumi d'uovo, ma non mi appartengono, quindi direi qualcosa che non sposo come linea di pensiero. Allora, Patrizia, ciao zia. Quale dieta seguire in gravidanza? Ciao, ciao zia Patrizia, salutiamo zia Patrizia. Quale dieta seguire in gravidanza? La dieta di tutti, una dieta equilibrata, fare soltanto attenzione ad alcuni alimenti che possono contenere allergeni, quindi alimenti che potenzialmente possono creare allergie, alcuni alimenti, diciamo, che possono creare anche forme di intolleranza, però direi una dieta perfettamente normale, poche schifezze, tanta sostanza. E tenere sotto controllo il peso, quello sì, attraverso un controllo periodico, evitare di avere sbalzi di peso troppo importanti e bere tanto, tanto, tanto. Allora, Giovanna ci chiede scusa per il ritardo, aveva letto male l'orario. Ciao Ciao Giovanna. Giovanna. Maria ancora, parlando di nuovo del sistema immunitario, chiede quali sono gli alimenti che favoriscono il sistema immunitario? Guarda Maria, gli alimenti che favoriscono il sistema immunitario. Li dobbiamo, più che gli alimenti, noi dobbiamo vedere quali sono le sostanze che rinforzano il sistema immunitario. Te li dico così, anche se diciamo questa non vuole essere una lezione di biologia, però giusto per conoscenza. Vitamina C, vitamina E, vitamina D, glutatione, beta carotene, vitamina E gruppo B, selenio, zinco, ferro. Come puoi vedere, ci sono tutto un complesso di vitamine e di minerali. Noi queste le troviamo quasi in tutti i vegetali, quindi nella nostra dieta non ci devono mancare i vegetali, le verdure, tutto ciò che è verde c'è utile. Non ci devono mancare gli alimenti arancioni, non ci devono mancare le carote, la zucca, quando è periodo il melone, perché gli alimenti arancioni contengono i carotenoidi, contengono la vitamina E, che tra l'altro è un potente antitumorale. Non ci devono mancare gli alimenti ricchi di vitamina D, quindi abbiamo detto il latte, i cereali integrali, anche con aggiunte, il pesce. Il pesce è un alimento che purtroppo in molti storcono il muso, ma non storcere il muso, mangiate il pesce. Quindi direi Maria che, come già ti ho detto prima, un po' tutti gli alimenti, però certo i vegetali giocano un ruolo chiave per il sistema immunitario. Va bene, si complimenta. Grazie. Volevo salutare anche mio fratello e mia cognata che vedo sono in La famiglia c'è. la famiglia c'è, Valerio,
Valerio, grande Sono tifoso tanti, del io Napoli. poi non riesco a dirteli Mio tutti. zio anche lo saluto, Andrea avevo detto, Sì. Sonia, Nicoletta, ammazza quanti siete, non pensavo, sinceramente eravamo un po' sfiduciati perché l'evento non è proprio dei più lieti, però evidentemente insomma fa Non siamo così piacere, si fa brutti. piacere. Allora, Sonia invece chiede, in menopausa, tutto è più difficile, come Tutto regolarsi? più difficile, Sonia, intanto saluto te, Antonio. Difficile, Sonia, difficile perché il metabolismo subisce un blocco. Praticamente da un momento all'altro la macchina comincia ad incepparsi. Questo anche perché cambia il sistema ormonale, cambia il metabolismo, la tiroide non funziona più bene. Diciamo che è un periodo critico. È un periodo nel quale vale molto l'accettazione. La capacità di potersi accettare un po' cambiata e di non peggiorare la situazione. Di cinquantenni e ultra cinquantenni nei periodi di climaterio, inizio menopausa, ne abbiamo avute tantissime. In qualcuno il percorso è risultato buono, in qualcun altro meno buono. Però ciò che io ho cercato sempre di dire a queste persone è di accettare anche un mantenimento del peso. Di non scoraggiarsi, perché poi Sonia, l'aumento se c'è è sempre per colpa nostra. Non può essere, perché l'aria, e lo possiamo dire qui che siamo diciamo in videoconferenza, diciamo così, l'aria non fa ingrassare. Questa è una cosa che la possiamo dire con certezza. L'aria non pesa nulla. Se io ho la pancia gonfia è perché ho l'aria. E quando esce l'aria io peserò come prima, non è che cambia. E per cui che cosa devi fare, Sonia? Devi curare molto soprattutto l'aspetto del mantenimento del peso, non ti devi scoraggiare, ti devi pesare, il controllo. Vuoi sapere qual è la cosa più importante? Controllarsi, confrontarsi con la bilancia. Chi mi conosce sa che io nel mio percorso alimentare prevedo il controllo del peso tutte le settimane. È quasi maniacale perché è l'unico modo, è l'unico strumento di essergli vicino. Quindi controlla, ti pesa, di non avere paura di farlo. Poi per il resto, chiaramente devi stare attenti ai troppi carboidrati. La sera ti devi accontentare di quei 60-80 grammi di pane integrale, non devi abusare, devi mangiare pochi dolci e controllarti. Questo è il punto fermo, controllare il peso. Mangiare dolce è difficile. Aurelia, Oh, Aurelia, la salutiamo molto affettuosamente. in questo periodo è preferibile mangiare carne bianca o carne Mi fai una rossa? bella domanda, Aurelia, perché c'è questa diatriba che le carni bianche, le carni rosse, hanno i cancerogeni, beh, un po' tutti gli alimenti ce l'hanno. Se noi ci applichiamo, troveremo la diossina nella mozzarella, un ormone nella carne. Un metallo pesante nel pesce. Io direi che come prevede la mia dieta, una volta a settimana, massimo due, la carne rossa è tollerabilissima. O un paio di volte la carne bianca e stiamo a posto. Però dobbiamo mangiare tutti e due, perché le carni bianche ci danno più proteine, mentre la carne rossa ci dà anche un po' di ferro, ci dà anche un po' più di sostanza che serve per i globuli rossi. Quindi io, per come la vedo io, bisogna mangiare anche quello. Allora, ho perso qualche domanda, purtroppo adesso Saluto anche Orlando, lo vedo di saluto recuperarla. affettuosamente. Ciao Comunque, Orlando. qualcuno mi chiedeva come cambia la dieta di uno sportivo. In questo sportivo parliamo di uno sportivo, come dicevamo prima, che fa un'attività fisica Cambia con importante. l'apporto calorico. Uno sportivo, anche di quelli che ho seguito io, e ne ho seguiti molti, sia perché facevano sport, sia perché stavano preparando. Io seguo tra l'altro molti ragazzi, ce n'è qualcuno collegato. Ripeto, ma per privacy non posso fare il nome, seguendo queste persone che fanno sport perché devono poi sostenere un'idoneità fisica attraverso peso corporeo e percentuale di massa grassa, per cui fanno attività fisica sostenuta, beh, è chiaro che chi è abituato ad avere un fabbisogno di 2008-3000, se penso anche ad Antonio, ad Andrea, i figli di Adele, magari hanno fabbisogni calorici ancora più sostenuti,
in questo periodo devono dimezzare, perché l'attività fisica ovviamente risulta drasticamente calata. Anche il livello di proteine da assumere deve diminuire, perché poi le proteine passano a livello renale, quindi se poi il corpo non le utilizza per produrre massa muscolare, chiaramente il rene andrà più in fatica, quindi va ridotto l'apporto sia delle proteine che delle calorie. Allora, quella degli integratori non te la ripeto perché me l'hanno già fatta, quindi non Sì. ti faccio ripetere degli integratori. Invece, come gestire la fame nervosa? È la domanda più ricorrente che mi hanno fatto via La WhatsApp. fame nervosa? Innervositevi con qualcun altro. No, no, no. La fame nervosa è impossibile da gestire. Sarei banale se dicessi mangiate un finocchio, mangiate una Ecco, frana d'arrosto. Sonia ti chiede, mi dai una strategia per poter resistere e non mangiare, soprattutto in questo periodo? Sonia, devi lavorare di mente, ti devi ricordare in quel momento che la dieta è una necessità e quindi io devo saper dire no quando è il momento. Se io ho questa scodella piena di cubetti di cioccolato, io devo sapermene mangiare uno, me ne posso mangiare due, ma voglio fare pure tre, però devo avere poi la capacità di dire stop. La dieta è una necessità, è il cervello che mi comanda. Io devo essere più forte del cervello. Lo so, è una cosa che io vi sto dicendo, dice, vabbè, è facile a dirla, ma pure io soffro di fame nervosa, pure Alessia soffre di fame nervosa, come me soffriamo tutti. Ma se ci vogliamo bene, se non vogliamo avere il diabete, se non vogliamo avere il sovrappeso, signori, io vi dico che gli studi più recenti, i primi studi che stanno uscendo purtroppo su tutti questi decessi da coronavirus, è perché la gente già stava male. Era gente che aveva il diabete, l'ipertensione, i problemi cardiovascolari, l'obesità. Dobbiamo essere più forti. Io non vi so dire qual è lo strumento. Io vi posso dire che personalmente io seguo la dieta come l'ha imposto per voi. E io di fame nervosa ne soffro poco. Anche in questo periodo che mi sono venuti meno tanti sfizi, come poteva essere vedere una partita di calcio, vedere una partita di tennis, potrei dire che sto in crisi di astinenza come tanti da una partita di calcio. Ma con questo non è che mi sono andato a tuffare sul cibo. Perché? Perché comunque ho una struttura di dieta. Seguite la dieta, accettate il percorso e vedrete che nel tempo questa fame nervosa diminuirà. Teresa ancora chiede, tisane infusi di frutta naturali possono essere utili? Tisane infusi naturali, certo, come no? Sono un aiuto, sono un alleato. A me non piacciono molto, preferisco bere l'acqua. Ma se voi, come qualcuno mi dice, vuole l'acqua colorata, la potete colorare con un tè, con un infuso freddo. L'importante è bere. Il nostro corpo, per più del 65%, è fatto di acqua, di H2O. Quindi io devo poter bere. Certo, se poi io mi faccio 10 infusi e ci metto 10 cucchiaini di zucchero, io non ho capito niente. Devo capire che la quantità di zucchero, di dolce che io devo inserire all'interno deve essere proporzionata. In questo direi che fanno bene, sicuramente. Ancora chiede alimentarsi in maniera adeguata rafforzando il sistema Sì, l'abbiamo immunitario, come detto, l'abbiamo sì. detto, Sì, ci può aiutare è tanto in possibile caso. indirettamente, ma non illudiamoci. È un virus, è un agente, è un essere non vivente, ma vivente, è una particella. Che entra nel nostro corpo e che c'è un solo obiettivo, quello di riprodursi e di infettarci. Non c'ha tanti obiettivi. Quindi, certamente, il nostro sistema immunitario è l'unica arma di difesa in attesa del vaccino e in attesa o di cure che potranno aiutarci ancora. Ok, qualcun'altra di queste mi è sfuggita, però una era sicuramente. Ah no, Teresa dice Saluto ovviamente senza Agostino, zucchero. Giuliana, saluti i nostri vicini, ciao, Lorella. Per non perdere l'orientamento, in queste giornate, L'orientamento, oggi che come giorno è? Che organizzare anche a giorno livello è? Ce lo familiare? siamo chiesti, quante volte ci vediamo la mattina e diciamo ma che giorno è oggi? Prima lo sapevamo perché dovrebbe essere martedì perché Che giorno è oggi? stamattina abbiamo fatto le videochiamate, quindi ce lo ricordiamo. La dieta invece, il menù, permette di scandire la settimana.
Perché il lunedì c'ho la pasta col minestrone, il martedì c'ho il riso con la zucca, il mercoledì faccio la pasta e piselli. C'ho un menù che mi guida durante la settimana. In questo modo io non perdo di vista il contatto, non perdo di vista il contatto con la realtà, che già comunque noi l'abbiamo perso, perché veramente qui ci sembra tutto uguale. E allora mantenete una regola. Sfruttate, chi sta seguendo lo sa benissimo, che abbiamo detto, una parte di persone continua il percorso alimentare, non perde di vista quelli che sono i giorni della settimana e magari si ritrova il sabato a dire: ma sai che è? Oggi stasera una bella pizza me la mangio. Antonietta si ricollega al discorso di prima dello zucchero nelle tisane, invece di usare lo zucchero io uso il miele, va bene? Ha lo stesso potere dolcificante, Antonietta, può avere qualche proprietà in più, soprattutto da un punto di vista antisettico, antinfiammatorio, però potere dolcificante è lo stesso, quindi direi assolutamente di sì, ma sempre con la quantità, come se zuccherassi con lo zucchero, ovviamente, come se dolcificassi con lo zucchero. Allora, Francesca invece mi ha chiesto, come funziona una visita nutrizionale a distanza nel caso in cui io volessi iniziare una dieta Sì, adesso? qualcuno ha chiamato uguale, non cambia niente, perché noi facciamo una visita frontale. L'Ordine Nazionale dei Biologi in questo è stato categorico. Noi possiamo continuare il nostro percorso, purché però ci sia un incontro frontale, quindi verrà fatta una videochiamata, verrà fatta una visita come se la facessimo allo studio, verrà fatta un'acquisizione dei parametri antropometrici, quindi peso corporeo, circonferenza, chiaramente con gli strumenti che avete a casa, e poi purtroppo mancherà l'impedenziometria. Chi segue il percorso da me che sa che l'impedenziometria è un esame in grado di misurare massa grassa, massa magra, massa muscolare. Questa cosa manca, tra l'altro poi lo dirò alla fine, ci sarà una sorpresa, insomma un omaggio alle persone che hanno seguito con molta abnegazione il percorso in questo periodo, omaggeremo di un'impedenziometria appena verranno qui allo studio per riprendere il percorso. Però il resto è tutto uguale. La dieta viene inviata via email in formati PDF, quindi chi vuole può cominciare una dieta tranquillamente. Ciao Antonio Ciao Antonio. e Teresa. Teresa. Allora, con la pizza del sabato io non sto trovando né lievito né farina. Ci sono alternative da fare in casa senza lievito? Allora, Teresa, la nostra cara vicina di casa ci ha regalato il lievito madre. L'ho ucciso. È la seconda volta che muore. Mia, non è cosa per Alessia, sa fare una pizza meravigliosa, ma il lievito madre ancora Teresa, niente. c'è su internet un tutorial su come realizzarlo. Se trovi una buona amica come la mia che te ne fa omaggio, ben venga, solo che ci vuole un po' di cura, va alimentato ogni 3-4 giorni, rinfrescato, cosa un po' complessa. Niente, a me è morto per la seconda volta perché l'ho dimenticato Penso nel che non ce lo frigorifero. regalerà mai più. Saluto la prof Caterina, saluto Virginia, nostra vicina cara, Zannise, Gilda, io qui ho perso tutte le domande davvero, insomma purtroppo. Stella, Maria, Gelsomina, Cinzia, insomma non credevo che potevamo insomma avere tutte queste visualizzazioni. Vi ringrazio. Allora, l'ultima cosa Sì, non vi sui voglio più risultati del annoiare. sondaggio. Sì, abbiamo fatto un sondaggio interessante. Ho chiesto qual è il momento della giornata in cui hai più fame. Il 60% ha risposto prima dei pasti principali, il 40% ha risposto, il 30% ha risposto, ecco qua, ha risposto che non ha fame in un particolare momento della giornata. Nessuno ha risposto tra un pasto e l'altro dopo cena. Penso che questa domanda mi lascia un po' perplesso, quindi la bypasso. Mi interessa di più questa. Ho chiesto, pensi di essere ingrassato? E qui diciamo c'è stata un'onestà parziale, perché l'80% dice sì, sono ingrassato, però il 60% non si sfida, dice sì, poco, poco, della serie mi metto a posto la coscienza. Oppure magari mi sbaglio, veramente è ingrassato poco e sono felice per loro. Il 20% dice di essere ingrassato molto. Il 20% dice di essere rimasto stabile. Diciamo che questa quarantena, secondo me, avrà fatto ingrassare molte persone. Riflettessero queste persone e tutte le altre sull'importanza di controllare questo peso, di fare in modo che non aumenti ulteriormente.
sia perché poi la ripresa di un percorso alimentare è più difficile, sia perché si possono generare delle problematiche di salute che in questo momento sono davvero poco auspicabili. Avere un picco di ipertensione, avere un problema di diabete in questo periodo storico, secondo me, è una cosa non consigliabile. Quindi datevi una regolata dopo questa chiacchierata che ci siamo fatti. L'altra domanda, Minaccioso. sì, non voglio sembrare il governatore. È cambiato il tuo stile di vita? Sì, il 75%. Ecco, qui c'è onestà. Il nostro stile di vita è cambiato, è vero. Secondo me è destinata a cambiare anche per i prossimi giorni, settimane, forse mesi, forse qualche anno. Entriamo in quest'ordine di idee, cerchiamo di metabolizzare tutto questo e insieme cerchiamo di tornare alla normalità. Scusa, l'ultima, Lorna, Sì. ultimamente sto usando lo zucchero di canna grezzo, lo consigli? Non c'è differenza, Lorna. L'unica differenza è l'indice di solubilità. Se io prendo dello zucchero, se prendo dello zucchero, prendo un caffè, ci metto un cucchiaino di zucchero bianco, 2-3 girate e lo zucchero si scioglie, rilasciando il potere calorico. Se prendo lo zucchero di canna e lo metto qui, 2-3 girate, magari resta il sedimento. Se io sono una persona educata, bevo il caffè e lascio il sedimento, allora sì, lo zucchero di canna ha un senso logico. Se io invece, come facciamo, mi lecco fino al fondo del bicchiere, non cambia niente. Di zucchero io ne posso utilizzare durante la giornata, ma in quantità minime. Oh, che è successo qui? Mi è andata via la diretta. Ok, no, A no, no, io me. ci sto. Ok, Ci sono a sto me allora. Eccomi. ancora. Aspetta che mi sono Sì. persa qualcosa, forse. No, okay. Anche io dico sì, Giovanna, anche lei dice di sì che è ingrassata. Ok, E, l'ultima cosa che vi voglio dire, poi vi come lascio ritorniamo al e zucchero di vi... canna grezzo? Allora, come ritorniamo allo studio? Innanzitutto dobbiamo ritornare allo studio. Quindi l'auspicio è che in questa fase 2, come sentiamo dire, venga data la possibilità di apertura anche agli studi professionali. Io mi atterrò a quelle che sono le indicazioni governative e dovrò attenermi a quella anche delle indicazioni dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Ripeto, io dipendo da un ente, io faccio parte di un ente professionale e mi devo stare a quelle che sono le direttive. Quando l'Ordine Nazionale dei Biologi dirà sì, puoi aprire, io già sono pronto. Sono pronto perché nel frattempo non sono stato con le mani, diciamo, in tasca, mi sono seguito anche due corsi fatti dall'Istituto Superiore della Sanità, due corsi proprio su questa emergenza sanitaria. Fatti per noi biologi, ho potuto acquisire delle informazioni anche utili e quindi già ho messo a punto un protocollo che verrà applicato quando ci sarà data la possibilità di riaprire. Avremo un protocollo più o meno così, avremo quindi, diciamo, chiaramente dovremo Ce ne venire vedremo meglio. con l'obbligo della mascherina, ma questa è una cosa ovvia perché ci sarà proprio nel Si decreto. vede? Sì. L'igiene delle mani sarà una pratica che prescinderà dall'utilizzo meno dei Stop. guanti. No, vi spiego una cosa. I guanti sono utili alla persona, proteggono se stessi, ma non proteggono gli altri. Perché se io tocco Alessia che ha dei batteri su questa maglia con i guanti e poi tocco il bicchiere, io l'ho contaminato. Per cui, per come lo intenderò io questo protocollo, a prescindere che si venga a mani nude o con i guanti, verrà fatta l'igiene con un sanificante. Poi ci sarà una distanza di sicurezza tra le persone come previsto. Io penso di poter ospitare due persone tranquillamente nella sala di attesa, distanziate, una nello studio e poi gli altri, signori miei, abbiamo un giardino meraviglioso. I fiori crescono, l'orto cresce, i nostri vicini, anche loro. Grazie alla quarantena, stiamo facendo, almeno da questo punto di vista, avere un habitat accogliente. E quindi vediamo. Noi siamo già pronti. Poi, ovviamente, seguiremo quelle che sono anche le direttive che ci verranno date. Va Teresa ha bene. detto che siete nati pronti. Noi siamo nati pronti, Teresa, io ti ringrazio. Ma tu sei di parte, quindi. Vabbè.
Fanno un po' di complimenti, Vabbè, grazie. io vi lascio, vi ringrazio, vi ringraziamo per essere stati con noi. Sembra trascorso nulla, invece è passata un'ora, non No. credevo. Vi ringrazio davvero. Che dire, cerchiamo di mantenere l'umore alto. Camminiamo, stiamo al sole se è possibile, leggiamo un buon libro, non guardiamo sempre le trasmissioni negative, sentiamo un po' di musica che ci aiuta e mangiamo bene. Questo è l'ultimo messaggio che sento di darvi. E niente, vi aspettiamo presso allo studio, verrete contattati personalmente tramite un messaggio privato WhatsApp, oltre che chiaramente con i social, quando saremo nuovamente operativi. Intanto vi abbracciamo virtualmente tutti e grazie per essere stati tu con noi in questa oretta. Ciao, Ciao, ciao ciao a a tutti. tutti.